Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono il Fratta e siamo tornati su Control. Signore, dobbiamo proseguire la nostra avventura, dobbiamo attraversare il deep di comunicazioni che c'era già dall'episodio scorso. Allora ragazzi, sinceramente non ho idea di dove andare, perché qua è tutto bloccato, almeno così sembra. Quindi adesso mi faccio un giretto per vedere un attimino se c'è qualche entrata, perché... Non mi ricordo. Perdonate la mia voce nasale, ragazzi, ma sono parecchio, parecchio raffreddato. Vabbè, proviamo a passare di qua. Come ho detto, ragazzi, non mi ricordo assolutamente nulla. No, ste maledette voci. Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Sì. Allora, di qua non eravamo stati, secondo me. No, come no? Eravamo stati, sì. Allora, io quello che non capisco è se quelle più scure sono al piano inferiore e quelle più chiare al piano superiore, o viceversa, che bisogna scendere. Adesso io volevo scendere per averne una piccola conferma, ragazzi. Allora, ragazzi, sono tornato al piano superiore, dove sono stato attaccato. Quindi potrebbe essere la direzione giusta. Ah, questo cos'è? Ah, è la radio. Ok. Probabilmente l'avevamo già visto anche nello scorso episodio. Dunque, qua si scende giù. E questa l'avevamo già anche vista, probabilmente. Vediamo un attimo. Che era la porta. Sì, ok, avevamo recuperato qualcosa qua dentro. Adesso noi potevamo salire ulteriormente dove è aperta la porta perché è gialla. Qui è rossa, mentre qua sopra lì si può entrare. E qua pure, quindi vediamo un attimino, ragazzi. Qua probabilmente non c'eravamo stati. Aia, lì non si può andare. Lì non si può ancora andare. Ah, qua dove eravamo morti. Qua è dove eravamo morti, che ho recuperato qualcosa, vedete che lì non c'è più, però chissà che cavolo era quella roba. Boh, non lo so. Va bene, andiamo dall'altra parte, l'unica strada che ci è disponibile. Ecco, esatto, qua. Oh merda, qua non eravamo stati. Non so come si faccia il... Oh. Yeah. Questo è pericoloso. E crepa. Perfetto. Poche munizioni. Tac. Perfetto. Sbam. Mamma che... mini boss. Tiè. Sbam. Olè. C'è più niente? Sì, una sedia. Ma vuoi una sedia? Crepa. Grande così. Incredibile. Che boss fight. Allora, laggiù c'è qualcosa da raccattare. Un momento. Cosa c'è qua? Efficienza munizioni mod arma. Addirittura. Allora, vediamo un attimo. Mod arma. Mod personali, mod arma. Ah, già, solo uno ne posso mettere, che pacco. Dunque, vediamo un attimo. Costo di munizioni per colpo meno 7%. Frammentazione. Danno armatura è la stessa. Questa qua è esclusiva per frammentazione. Va bene. Allora, piazziamola su e la proviamo. Tanto non è che... Allora, qua abbiamo un botto di roba, eh. Esperto di demolizioni IS. Mamma mia. L'agenzia permette di maneggiare armi e materiali esplosivi solo a persone altamente qualificate e addestrate. I nostri esperti di demolizione sono preparati all'uso degli esplosivi in dimensioni con leggi fisiche diverse, rendendoli elementi importanti per i lavori di ingegneria e nelle situazioni di combattimento. Gli esperti di demolizione IS sono la sola variazione osservata per
in grado di maneggiare razzi capaci di identificare e seguire entità boh, aliene, paranormali, boh, non lo so. Una volta sparati, rendendoli una minaccia, ok, considero, va bene, un cursore. Quindi, gli incursori sono la forza... Prima della... Ok. Floppy disk. Allora, deve essere contenuto in una cella senza altri materiali liberi. Descrizione. L'oggetto è un disco da 8 pollici contenente codici di lancio nucleare di era sovietica. Quando legato, l'oggetto permette ai parautilitaristi. Ah sì, parautilitaristi di sollevare. Ok, vabbè, sti cazzi. Perfetto. Corrispondenza. Minchia, quanta roba da leggere, però, porca puttana. Troppe cose da leggere, ragazzi. Troppe. Vabbè, diciamo che forse siamo arrivati all'obiettivo. Diamo un'occhiata. Ma assolutamente no. È semplicemente altra roba. Dunque, da che parte si va qui? Non ditemi che è un vicolo cieco, pur plaisir. Invece sì. E invece è un vicolo cieco. Possibile che non si può fare niente qua? Mi sembra strano, eh. Eh sì, perché qua è chiusa. Quindi l'unica è uscire. Bene. Torniamo indietro, ragazzi, e troviamo la strada. Ok, ragazzi, abbiamo sbloccato una porta. Mi ero dimenticato che nello scorso episodio avevamo praticamente preso quel pass. Ora vediamo se sarà la strada giusta e sembra proprio di sì. Che roba è? Aia. È un boss. Tommasi, attenzione, è un boss, primo boss. Ole. L'abbiamo preso? Sembra di sì. Oh cazzo. Puttana Eva i danni, ragazzi. Dov'è il to qua? Non lo vedo neanche. Puttana troia. Vabbè, ho capito però. Quanto cazzo è forte. Quanto cazzo è forte sto bastardo. Addirittura. Infatti siamo morti comunque. A meno che. Si sgretola tutto. Morta. Bene. Ricominciamo. Allora andiamo subito a metterci in difensiva. Urca. Ci mettiamo in difensiva. Sì, ma dobbiamo beccarlo però, eh. Quando si sgretola ci spostiamo. Vabbè, danni con la pistola comunque ne facciamo, eh. È andato. Cosa abbiamo preso? Dove sei andato? Non so se possiamo distruggergli le cose che pinza lui. Porca miseria. No, abbiamo ciccato. Olè. Merda, mi ha preso in pieno sto bastardo. Dove sei? Dai, vai giù. Vai giù. Dai, che ti manca poco, uno sputo. Olè. E scappa. Dove vai, maledetto? Vieni qua. Vieni qua, grazie. Porca miseria. Ho la sensazione che tornerà, ci credo bene.
Ok, allora facciamoci un bel giretto perché con questa cosa così frenetica, sta boss fight, potremmo perderci qualcosa. Innanzitutto dammi un po' di vita. Buono, siamo al massimo. E qualcosa ci deve essere, però non può essere così vuota. Neanche un loot, niente. Ok. Che figa, ragazzi, sto gioco come cazzo fa a non essere tripla A? Me lo spiegate? Come fa? È troppo fatto bene, troppo figo. Cioè, divertentissimo. Consigliatissimo soprattutto. Allora, lui è scappato da quale parte? Da là. Ok, niente. Qua non c'è assolutamente niente. Vediamo sopra, poi scendiamo sotto. Sotto lì, che l'unica porta disponibile è quella. Vediamo se c'è qualcosa, non so, una mod per la pistola, non so. Troppo figa anche la distruttibilità dell'edificio, è qualcosa di eccezionale. Questo? Ah, si può sbloccare, abbiamo il pass adesso noi. Allora, vediamo un po' se c'è qualcosa qua dentro. O se andiamo in un'altra zona. Perché, minchia, è un labirinto. Qua non abbiamo ancora scoperto assolutamente niente. Andiamo a vedere sotto. Passiamo da sta parte, però. Così, giusto per capire se c'è qualcosa sotto quella porta. Tanto qua non c'è niente. Ok. Almeno c'era una porta, giusto? Ah, già, ma sono un coglione. Sono un vero coglione, era quella da cui siamo entrati nella stanza. Sarò bruciato, vero? Va bene. Allora, qui però non c'eravamo stati. Vediamo un attimo. Ok. Questa roba si poteva distruggere. Fascicolo. Alberto Tomasi, head of comms. Tesserino di Tommasi, era il tipo. The Hiss got him. Alright, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by sonic weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event also damaged their cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, with the odds at all tonight, I'm sure inside a U.S. embassy. Talk about good luck, huh? So much easier to... Are you still recording this? Bene. Dunque, la nostra missione è cambiata. Ora dobbiamo trovare l'oggetto del potere del telefono rosso. Ah, sento squillare. Minchia, ragazzi, è un fottuto labirinto sto gioco. Vediamo un po'. Materiale. Lettura indefinita. Mi fa piacere che c'era solo sta strada. Stanza del telefono rosso, attenzione. Quanta roba da leggere. Inserto su butte. Sì, mettiamola qualcosa da leggere. Registro di sicurezza telefono rosso. Sicuramente sarà da leggere. Assolutamente. Sta luce rossa non è che sia il top del top. Comunque sì, dobbiamo andare qua. Esattamente qua. Che è successo? Ma no, porca traia. Ok, ragazzi, siamo tornati.
Ho capito, ma quindi... Ah, qua si muore e va bene. Cosa dobbiamo fare? Peraltro, come cazzo ci si arriva là? Questo è stato Piccio, io che mi sono lanciato prima che finisse il dialogo e si moriva. Non ne ho la più pallida idea. Probabilmente bisognerà leggere qualcosa, forse. Vediamo un attimo. Allora, ricerca archivi. Esperimento IS. I supremi IS mostrano abilità simili alle competenze telecinetiche osservate nei parautilitaristi dell'agenzia. Questi cazzi, non mi interessa. Allora, registro di sicurezza. Direttore Trench, ok, non c'è altro. Va bene. No, c'era ancora qualcosa. Era leggende metropolitane, va bene. Fascicolo caso incontro. Ok, in base alla loro testimonianza, gli agenti sono stati trasportati dalla casa di Butte. Omettello, ok, chi se ne fotte, non dice niente sul. No, non dice assolutamente niente sul telefono. Ultime registro FBC. E basta, ok. E niente. Cerchiamo di capire come fare per passarlo. Non ho idea. Non ho la più pallida idea. Cioè, dubito che bisogna passare, dai. No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country, on the road, on the run, under the radar. This feels like all of them, like something recognized from a dream. Ma che cavolo è successo? Andiamo chiusa. Madoncina, che sflesciata. No, sembra di no. Sembra che non ci sia proprio nessuno, a meno che non escano tutti adesso. Quindi, che si fa? Si esce? Direi di no, non ho neanche la pistola né i poteri, quindi boh. Non capisco per quale motivo ci sia sta porta qua e non mi faccio entrare. Quello che non riesco proprio a capire. Vabbè. La fa aprire adesso? No. Questa? Ok, attraversa il motel. Motel e Casino Ocean View. Io lo attraverso anche l'hotel, ma... Ah, ma vaffanculo. Key has a black pyramid on it. Ma che cazzo? Bisogna schiacciare il campanello finché non si apriva la porta. Sì, ma scusate, un indizio però. Dai. Scusate, c'era la piramide qua. Ecco. Ah, che cazzo.
Cioè, adesso mi stai dicendo che è apparso il ponte nella stanza del telefono? Sembra di sì. Se rischiaccio di nuovo, cosa succede? Rispondi al telefono rosso. Porca puttana, che intrippante, oh. Rispondi. Completa la sfida del piano astrale. Quindi abbiamo sbloccato qualcosa di nuovo. Vediamo un attimo. Che cosa abbiamo sbloccato? Cazzo è quello a fare? Il telefono rosso ti consentirà di contattare entità extradimensionali. In quale modo? No, porca puttana! Ok, no, va, fanculo. Ok, siamo arrivati in fondo, evitando di quei cosi. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is under the right conditions to other planes of existence as well. Director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. Parla con Emily. Hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo with important info. I need to get back to Emily. People react strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Finito? Basta? Bene. Ok, ragazzi, allora io direi che per questo episodio può finire qui. Vi rimando al prossimo episodio di Control. Spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di questo Control. Vi invito a seguirmi su tutti i link che trovate sotto in descrizione. A iscrivervi al canale per sostenermi. A seguirmi anche su Twitch, ragazzi. Detto questo, grazie mille per avermi seguito. Al prossimo episodio di Control. Un bacione e un abbraccio. Il fratello vi saluta. Ciao, ragazzi.